La Lega si è spaccata, pare che nel conteggio siano determinanti i sei radicali che appunto si sono schierati. Se facciamo 309 meno 6, 303, 298 più 6, 304, e quindi se il Partito Radicale fosse stato dall'altra parte, Cosentino in questo momento si starebbe recando in carcere. Se Moreno Teso fosse stato in aula, cosa avrebbe fatto? Avrei votato per l'arresto. Ah sì? Quindi si è dissociato dal suo partito? Sì. Perché? Perché su Cosentino ormai le cose stanno andando avanti da parecchi anni. È opportuno che un deputato che è accusato di cose così gravi lasci il suo incarico. E quindi io ritengo che sia sbagliato che uno continui a fare deputato con queste accuse, che sono accuse pesantissime, perché è inutile che ce lo nascondiamo. Però chi ha letto le carte non è poi così convinto che i fatti siano provati e probanti. Io non ho letto le carte, però io sono convinto che i cittadini di fronte alla giustizia devono essere tutti uguali. Ma Se fosse stato un cittadino normale. avrei trovato giusto che non andasse in carcere comunque. Sì, però No, io sono. l'avrebbero messo in carcere, però. Se fosse E stato Fioravanti o Moreno Teso sarebbe lei si andato in carcere. ricorda nella storia politica regionale, nelle vicende tangenti, delle carcerazioni molto facili? Erano i tempi delle famose monetine. È evidente una cosa, però, che quando noi lasciamo che la politica perda completamente l'aggancio con la gente normale, poi avvengono queste cose. Allora, la politica deve essere al di sopra di ogni sospetto, come la moglie di Cesare. Io dico, Cosentino non doveva andare in carcere, ma non doveva neanche fare il Per deputato. carità, è giusto che sia processato, però ripeto io. E se ha voluto rimanere deputato, io se fossi stato un deputato avrei votato perché andasse in Ma carcere. io sono dire Come che. cittadino l'avrei difeso all'estremo. Nel senso che Ma io ritengo che uno in dato che. carcere ci deve Per andare carità. dopo Ripeto, siccome che. il voto, il no all'arresto non impedisce la prosecuzione del processo. No, ma è sbagliato il concetto. Mi scusi Cioè, però. Teso, i tre motivi per cui si va in carcere in attesa di ma non è una sentenza questione di definitiva? carcere, è una questione, vedi, malinconico che non ha commesso niente. No, non ha commesso un reato, si è fatto pagare dalla Cricca un soggiorno, dicono nel 2010, no? Si è dimesso. Cioè, la politica deve cercare la propria legittimazione nell'opinione pubblica anche attraverso atti di responsabilità. Cosentino doveva dimettersi, non si è dimesso. Benissimo, io avrei votato per il È un carcere. po' complicato seguirlo, non mi è chiaro. Comunque, allora, nel caso di Malinconico, davvero incredibile, uno come fa? Se io vado in vacanza, dovunque vada, poco o tanto, un conto me lo presentano. Cioè, voglio dire, magari uno dire, ma io ho pagato 1000 euro, non sapevo che erano 10.000, può starci. Vado a mangiare dall'Aris Bar, mi chiedono 50 euro, dico, pensavo, vabbè, Ma vedi, non lo so, perché su Cosentino sono tanti i commenti.